Gli sforzi del Presidente del Consiglio Mario Monti per stimolare l'economia non saranno sufficienti a proteggere l'Italia dal contagio della crisi, secondo il Fondo Monetario Internazionale. Mario Monti non ha intenzione di proseguire l'esperienza di governo dopo la naturale scadenza, mentre Silvio Berlusconi si candida alle prossime elezioni. Di questo parlo con Giulio Barisani Marini, responsabile pianificazione del risparmio di Millennium SIM in collegamento internet da Milano. Ciao Giulio. E Ciao. bentornato ragazzo. Allora, il paese con il secondo debito più grande della zona euro ha intrapreso un programma ambizioso per assicurare la sostenibilità e per promuovere la crescita, scrive il Fondo Monetario Internazionale in uno studio sull'Italia pubblicato ieri. A dispetto di questi sforzi, l'Italia rimane vulnerabile al contagio della crisi con conseguenze di trasmissione alla regione e al mondo intero. Il Fondo Monetario scrive ancora: il progresso dell'Europa nella creazione di una unione monetaria più integrata, una maggiore disciplina finanziaria e di bilancio e con una maggiore condivisione del rischio, combinata con la facilitazione monetaria e le misure non convenzionali della Banca Centrale Europea, è cruciale per assicurare la stabilità e garantire il tempo necessario all'Italia per i suoi sforzi di aggiustamento e di riforma. Insomma, secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'Italia, nonostante tutto, non è per niente al sicuro. Una maggiore unione dell'euro potrebbe garantire il successo delle riforme intraprese da Monti. È una visione corretta perché l'Italia si è messa a fare i compiti in momenti in cui è difficile farli perché c'è un generale rallentamento della crescita, se non una profonda recessione come da noi o nei paesi mediterranei. Quindi è evidente, che diventare tedeschi in pochi mesi è difficile per tutti. Però il governo Monti sta facendo molto bene in Europa, nel mondo, per riguadagnare una credibilità perduta negli anni dall'Italia, benino in Italia, anche solo con la spending review, che forse è stata la manovra più equilibrata che ha fatto, sta portando a casa dei risultati. L'Europa gli deve dare il tempo per riuscire a, come dire, agganciarsi a una ripresa che arriverà forse nel 2013, cercando di non arrivare troppo con le ossa rotte. Quindi è vero che il rischio contagio c'è, magari anche per colpa della Spagna e soprattutto di una visione post elezioni italiane abbastanza incerta, che per esempio Spagna o Francia invece questo problema non ce l'hanno. Ci arriviamo tra un attimo alle elezioni. Intanto però passiamo dalle previsioni di crescita per il nostro paese, sarebbe meglio dire previsioni di recessione. Il Fondo Monetario Internazionale dice che l'Italia, la cui crescita appunto è stata il fanalino di coda della regione dell'euro per oltre 10 anni, segnerà una contrazione dell'economia dell'1,9% nel 2012 e dello 0,3% nel 2013. Una proiezione che si confronta con il meno 1,2% di previsione del governo, il meno 2% di previsione della Banca d'Italia e il meno 2,4% di calo della crescita aspettato dalla Confindustria. Che cosa vuol dire? Che quel famoso 1,2-1,3% che dovevamo avere di deficit quest'anno per raggiungere il pareggio l'anno prossimo, in realtà quando la Merkel è venuta a Roma, Monti ha anticipato che saremo al 2% di deficit, proprio perché rispetto alle previsioni governative di una decrescita quest'anno dell'1,2% sarà molto facile che avremo un 2% almeno. Quali sono le cifre che ballano? 10-15 miliardi di euro. Quindi la spending review è servita per allontanare il rialzo dell'IVA. Non credo che servirà una manovra aggiuntiva. Speriamo che non ci sia un avvitamento nella discesa del PIL, perché molte aziende sono in difficoltà, molte chiudono, le partite IVA che aprono spesso sono il singolo dipendente. Quindi sono delle finte partite IVA e la sostanza è che l'Italia, proprio il tessuto economico, sta soffrendo molto.
qualche sorpresa potrebbe arrivare sul fronte dell'export, pur rallentando un po' tutto il mondo, perché comunque la discesa dell'euro è benigna per un paese manifatturiero esportatore come il nostro, lo si è visto nel dato della produzione industriale a maggio, meno peggio del previsto. Ho sempre escluso e ancora lo escludo di considerare un'esperienza di governo che vada al di là delle prossime elezioni, che è la fine naturale del governo che ho l'onore di presiedere. Così Mario Monti e i giornalisti a Bruxelles ieri dopo il vertice dei ministri delle finanze, che fondamentalmente ha rimandato le cose a venerdì prossimo, venerdì 20 di luglio. Monti oggi riconferma la stessa posizione in un discorso a Roma e dice che il sistema politico italiano ritornerà alla normalità dopo che il suo governo non eletto ha completato il mandato di un anno. Aggiungo a questo che la popolarità di Mario Monti è caduta al minimo di sempre del 33%, meno della metà del livello che aveva quando Monti è stato nominato a novembre, secondo i sondaggi della SWG di Trieste. La coalizione di governo, compresa dunque appunto i partiti politici che sostengono Mario Monti, avevano il 77% dei consensi nel sondaggio di novembre, adesso il 48,5% appunto in calo. Allora, la mia opinione su Monti è comunque positiva, poteva fare un po' meglio sul taglia spese, un po' prima soprattutto, e soprattutto sul taglia debito, sulle privatizzazioni, sulle parti immobiliari, sulle parti di aziende a partecipazioni statali, metterle in un fondo e tenerle lì in attesa di compratori. Però, visto quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni e soprattutto nell'ultimo anno del governo precedente, il mercato che cosa ci segnala? Che quando a Aix-en-Provence domenica Monti ha fatto balenare l'ipotesi di riproporsi in una forma o nell'altra, il mercato ha beneficiato lunedì. Quando il martedì l'ha smentito dicendo io farò solo il senatore, lo spread è salito di 15 centesimi. Perché? Perché senza ipotizzare, come dice Visco, noi meritiamo 200 punti di spread, però è indubbio che ogni volta che Monti va in Europa e cerca di conquistare i finlandesi, gli olandesi e i tedeschi, che globalmente da Weidmann alla Corte Costituzionale tedesca, insomma, tirano molto e non si fidano, in parte giustamente, dell'Italia, hanno paura su che cosa succede dopo. Abbiamo una legge elettorale di nominati pessima, abbiamo dei partiti che ci darebbero a un Parlamento greco. Arrivare in queste condizioni alle elezioni è molto pericoloso. Io credo che quando inizierà il semestre bianco, cioè quando non potranno più fare cadere il governo, facendosi tirare la giacca in un modo o nell'altro, lui, se non direttamente, magari come ministro del tesoro, ma un ruolo lo avrà. E già la nomina a ministro del tesoro appena venuta di Grilli e aver creato comunque un gruppo, compreso anche Visco, di, come dire, gabinetto economico, secondo me dimostra che ha chiaro il fatto che deve preparare il dopo Monti. E l'altra cosa, non è detto che questo centrodestra, che non ha una vera offerta politica, non ci sia l'arrivo di Montezemolo, di Italia Futura, che possa, almeno anche per i mercati esteri, dare un senso di maggior affidabilità rispetto a quello che può esserci adesso. Gli sforzi iniziali di Mario Monti hanno causato il calo dei rendimenti dal 7% di novembre appunto fino intorno al 5% di marzo. I rendimenti poi hanno ripreso a salire. Lo stesso Monti e anche i fatti che si sono susseguiti suggeriscono che la causa del rialzo dei rendimenti sta soprattutto nell'esposizione crescente della Spagna agli aiuti internazionali. Il rendimento sul decennale spagnolo è salito sopra il 7% e ha assecondato anche il rialzo del rendimento sul decennale italiano che è arrivato adesso al 6%. In ogni caso, ecco, dall'inizio del 7% a ora al 6% lo spostamento dei rendimenti
diciamo, è deludente. Sì, diciamo il 19 marzo eravamo scesi quasi al 4,80 e con 280 punti di spread, ma soprattutto i tassi a 2 anni erano scesi quasi al 2%. Però rispetto alla Spagna, che era la quinta contagiata, adesso è diventata la quarta e noi siamo diventati i quinti. Quello che è offensivo è come invece si è spostata la Francia. La Francia, che non è molto meglio di noi, è diventata, con le aste a tassi negativi a 3-6 mesi, un paese rifugio come la Germania, pur non avendo, avendone, secondo me, le qualità. E l'ultima gestione di Sarkozy temeva proprio questo, per questo si attaccava alla Germania in tutti i modi. Cosa si può dire? Che probabilmente noi meritiamo effettivamente 200-300 punti di spread, e quindi tassi a breve intorno al 3 e 2-3, e tassi più a lunga, magari sotto il 5. Ci si potrà arrivare man mano che le riforme che sta facendo, magari un po' edulcorate, magari frutto di concertazioni, quindi non sempre così efficaci, raggiungano il loro effetto. Siccome il nostro problema, oltre alla competitività, ma che non recuperi 30 punti di competitività, il 30% perso in 10-20 anni con la Germania, non lo recuperi in 6 mesi. Allo stesso punto non puoi pensare di recuperare questo debito solo un pezzettino all'anno, con l'avanzo primario. Devi dargli una tagliata, ed è questo tassello che manca, ma credo che sia una cosa che lui si tenga in tasca, estrema ratio. L'altra cosa, perché la Spagna ci ha fatto del male, o la Grecia, o tutti gli altri, e Cipro, e magari domani la Slovenia, perché mi vanno a mangiare una parte di quelle ESM, dove c'ho i tedeschi che mi lavorano contro, i finlandesi e gli olandesi, adesso anche sta corte costituzionale di giudici rosso vestito, ogni 2 minuti ce n'è una, mentre noi siamo un po' abbandonati col nostro rigore corretto, ma senza in cambio, diciamo, questi piani Marshall che gli americani, abituati a comandare come i tedeschi, poi sanno anche guidare gli americani. I tedeschi, quando bisogna tirare fuori la leadership, non la tirano fuori e non ci aiutano. Quindi sì, la Spagna un po' ci danneggia, ma il problema è sempre Berlino. E a proposito del problema della politica in Italia, l'ex primo ministro Silvio Berlusconi potrebbe correre ancora nelle prossime elezioni e probabilmente anche al seggio del Presidente del Consiglio. Gli chiediamo di restare e io credo che alla fine lui deciderà di guidare il partito alle prossime elezioni, dice Angelino Alfano in una intervista. Il 75enne Berlusconi ha dato le dimissioni a novembre, il momento appunto in cui il rendimento sul decennale era sopra il 7%. Ha dato le dimissioni perché ha perso la maggioranza in Parlamento e poi appunto è entrato Mario Monti. I mercati, per farla corta, Giulio, sanno che il maggiore problema dell'Italia è quello politico. Sì, direi questo: l'Italia non è di centro-sinistra, è tendenzialmente di centrodestra moderata, no? Così come ci si chiedeva per anni, ma come fa sempre a egemonizzare questa Democrazia Cristiana? Allo stesso modo, nel momento in cui tutti cambiano, c'è un problema di anzianità, c'è un problema di credibilità. Ripeto, l'ultimo anno del governo Berlusconi, sia nei ministri, sia nei parlamentari, sia in tutto quello che si diceva e si faceva, insomma, c'è da chiedersi chi oggi voterebbe di nuovo per un Berlusconi premier. Un conto è dire: ci sono dei fedelissimi, crea il suo partito, ma come candidato a premier, francamente, la vedo veramente difficile, non me lo so neanche spiegare. Probabilmente c'è un vuoto nell'offerta politica con Casini, che è stato attirato o spinto a sinistra, Vendola e Di Pietro difficilmente gestibili, un PD dilaniato ancora prima di fare le primarie, una Lega che sappiamo come è andata a finire, ma probabilmente Berlusconi vuole un po' segnare il territorio. È spiegabile che però anche Alfano, che doveva essere il nuovo all'interno di quel partito, alla fine
dopo essersi fatto dire che gli mancava il quid, che mille cose, che alla fine ritorni Berlusconi. Ecco, sono dichiarazioni che probabilmente nel momento in cui si vuole spiegare che l'Italia cambia, anche in termini di spread, non so quanta attenzione l'estero e gli investitori gli dedichino, non aiutino. È indubbio che Berlusconi abbia un suo seguito, ma è indubbio che si sia chiusa un'epoca. E per l'appunto, se anche la cosa di cui stiamo parlando dovesse accadere, Berlusconi potrebbe dover affrontare una battaglia difficile, perché al momento, secondo appunto il sondaggio ancora dell'SWG, il suo partito ha solamente il 15% di consenso degli elettori, contro il 24% del Partito Democratico, il 20% del Movimento 5 Stelle di Grillo, che appunto si sta attirando consensi da tutte le parti politiche che vogliono protestare contro la situazione politica italiana. Sì, c'è molto malcontento, però non so se Grillo arriverà alle politiche che sono diverse da elezioni locali e dove già, diciamo, il laboratorio Parma ha dimostrato quanto sia più difficile governare rispetto a segnalare, ancorché giustamente, le malefatte magari dei politici precedenti. Diciamo, il vero partito un po' solido è il PD, ma diviso in più parti e sempre con grandi difficoltà poi a giocarsi la governabilità e con l'incubo di rifare l'Ulivo con tutte le debolezze che poi fecero cadere Prodi e magari senza anche avere al proprio interno un leader alla Prodi. Ripeto, vedo possibile Berlusconi anche in supporto, magari un po' dietro le quinte, come grande vecchio in una coalizione di centrodestra, ma non vedo lui come leader e vedo pochi soggetti, diciamo, degli attuali parlamentari riconfermati, ancorché dovessero tenere la legge Porcellum, quindi un partito di nominati, io credo che ci sarebbe una protesta tale che molti non si ritroverebbero in Parlamento. Quindi c'è anche proprio un'attività politica per cercare di resistere. Vediamo se una forza politica come può essere Italia Futuro o altri soggetti, proprio anche dal mondo imprenditoriale, perché servono mezzi, serve capacità, serve leadership, non ci si inventa da un momento all'altro, possono andare a riempire questo vuoto. Intorno a questo disordine, molto del governo Berlusconi, in termini di alcuni ministri che hanno fatto bene, lo stesso Monti, potrebbe esserci una sorta di passaggio di testimone e di continuità con degli inserti però politici proprio per sanare questo vuoto di democrazia che oggettivamente c'è stato, ma perché se l'erano meritati con gli abusi i politici precedenti. Il quadro politico in Italia, in ogni caso, penso possiamo essere tutti d'accordo nel dire che è alquanto povero. Non tanto Sì. per dire mandiamo i nostri esponenti a parlare con Merkel, eccetera, proprio per la qualità stessa della politica, che alla resa dei conti è la ragione del disastro del paese. Monti risulta un gigante rispetto a quelli che l'hanno preceduto, è evidente. E, ripeto, però il suo terreno, diciamo da ex professore, da tecnico, è sicuramente più l'Europa perché ci sono tecnicismi, c'è più logica rispetto, diciamo, all'Italia dove chi frena sono tanti, dove tutti criticano, dove hai assurdamente il fuoco amico della Confindustria, c'è chi voleva i tagli delle spese, poi adesso li contesta, non voleva le tasse ma voleva tagliare, non vuole più i tagli. È veramente difficile in Italia il lavoro di Monti. In fondo il partito che lo sostiene un po' di più è l'UDC, ma è scontento perché non riesce a salire nei consensi. Il PD, a cui bisogna riconoscere, come dire, la lealtà, è sempre stato a sostegno per senso del dovere, vista la situazione al governo. Ma poi al proprio interno, a cominciare dal proprio, come dire, ministro ombra economico, critica o va in difficoltà su ogni manovra approvata.
Non parliamo, diciamo, del centrodestra che ha avuto di tutto e di più, forse sulla spending review ha sofferto meno del PD, ma in ogni caso spesso molte critiche, commenti non richiesti nascono proprio perché c'è un clima da tardo impero napoleonico, tardo impero austriaco, quasi decadente di chissà che probabilmente degli attuali parlamentari solo il 30-40% verrà riconfermato e che comunque anche nuove entità che vogliono entrare in politica molto ben volentieri fanno a meno di ex politici, insomma, o almeno della gran parte. Giulio Barisari Varini, responsabile di pianificazione del risparmio di Millennium Sim da Milano. Grazie mille Giulio, a voi. Ciao. Grazie a voi.